Si è svolta a Roma la conferenza stampa del progetto Energia Diritti a Viva Voce per presentare la giornata di mobilitazione dei 45 sportelli su tutto il territorio nazionale, che per la prima volta hanno dato luogo ad un evento unico coinvolgendo tutte e 18 le associazioni dei consumatori. Sono intervenuti Fabrizio Tomeda, dirigente GSE, Mauro Zanini, responsabile del progetto Energia Diritti a Viva Voce, Pieraldo Isolani, responsabile del progetto Diffusione Territoriale, e infine il commissario Luigi Carbone per l'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le principali problematiche del settore che riscontrano i cittadini utenti, come ad esempio i ritardi nelle bollette, le doppie fatturazioni, le stime o i conguagli troppo elevati. Ad oggi 18.000 utenti si sono rivolti agli sportelli del progetto e al numero verde, ma il dato più significativo è stato l'exploit che ha avuto il sito internet del progetto, che in poco più di un mese ha avuto oltre 16.000 visite.